subito una Brusciano. Grazie Loredana per essere qua a questo quinto trofeo dedicato ad Andrea Ferroni qui a Marcianise. Fa caldo, è estate, la gente qua ti sta dicendo ti devi riscaldare. Innanzitutto come stai Loredana? Bene, è un allenamento stasera, l'ultima gara, poi se ne parla sempre. Però è un allenamento fatto in un luogo meraviglioso, no? L'anno scorso è stata la prima, è stato un bel percorso e mi è piaciuto, perciò sono venuta. Con l'arrivo in pista, tu che vieni dalla pista, perché lo dobbiamo dire che Loredana è un atleta. Ex atleta. Ma che ex atleta, sei temuta da tante oggi, veramente da tante sei temuta. Allora io ti lascio adesso al tuo riscaldamento, ti ho beccato subito perché ti volevo ringraziare di aver accettato l'invito senza ingaggio, lo vogliamo dire, di Angelo, quindi per l'amicizia che ti lega all'Atletica Marcianise, e in bocca al lupo, ci vediamo dopo sicuramente sul podio. Grazie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Italie, bonsoir Marcianise, bonsoir Malika. Coca-Cola, Angelo ti chiama Coca-Cola. Perché Angelo ti chiama Coca-Cola? Segreto. È un segreto, è un segreto. Allora Malika, da quanto tempo non corri? Tempo di correre agli 8 anni, piccola. No, corri da quando, lei corre da quando ha 8 anni, ma qui nelle gare nostre in Campania è da parecchio che non fai. Dove sei stata ultimamente? So che hai fatto dei campionati fuori, no? No, tu a Jouer, Spagna? Le gare tutto il mondo ho fatto, Cina, tutta Europa. Tutta Europa. Senti, ora dove andrai dopo Marcianise? A mare. A mare, wow. Quindi anche Malika va al mare, non è vero che si allena solo? No, si a mare. No, a mare anche preparazione. Cioè, praticamente Malika si prepara sempre, anche quando sta in vacanza si prepara. Io, lei parla pochissimo l'italiano nonostante sta qua a Caivano da un bel po' di tempo. Io la volevo ringraziare da parte di Angelo di aver accettato l'invito oggi per questa gara. Lei è veramente una grandissima atleta. Dopo, io lo voglio dire in anticipo, sarà la vincitrice sicuramente di questa gara di oggi, e chi la vede arrivare, la vedrà arrivare sempre con il sorriso. Quanti anni hai Malika? Malika ha adesso 30 anni. 30 anni, e gareggia da quando aveva l'età di 8 anni. Il tuo prossimo obiettivo, a parte il mare, dove andrai a gareggiare, quale sarà? A mare. No, dopo il mare, cioè dopo la settembre, che cosa fa? No, dopo a mare il mio manager che ha fatto il programma di ligare. Le gare più importanti, lui che ha fatto. Però io non conosco tanto le gare più grandi così. Il mio manager tanti anni fa, lui che ha fatto così. Cioè praticamente lei vuole dire, tra mezzo italiano, mezzo francese, lei vuole dire che in effetti si affida a quello che il suo mister gli dice, quello che deve fare. Lei prende e corre, questo è l'atleta, corre solo con le gambe, no? La testa l'organizza il tuo mister. Allora io ti lascio che fra poco ti devi riscaldare, in bocca al lupo per la gara, e ci vediamo sul podio sicuramente come vincitrice. E grazie veramente di aver accettato l'invito di Angelo. Da lontano, non è vero, è una bugia, la pizza arriva alle 7, dopo praticamente che saranno partiti tutti gli atleti. Una pizzeria come sponsor ad una gara podistica,
qui a Marcianise alla quinta edizione di questa gara. Pizzeria da Carlo, mi domandavo, sei tu Carlo? Mi hai detto no, Carlo era mio padre, quindi esatto. Una pizzeria da generazioni, no? Esatto, tre generazioni. Siamo qui a Marcianise da 3 anni. Ci troviamo bene e si fa una buona pizza. Che dopo ci farete sicuramente assaggiare. Dove si trova questa pizzeria? In via Marte, numero 75 a Marcianise. Come mai avete accettato di fare lo sponsor ad una gara podistica? Per fare un po' di pubblicità, perché non siamo della zona, ti ripeto, siamo solo da 3 anni, abbiamo fatto un po' per far assaggiare il nostro prodotto a tutte le persone. Guarda, hai scelto proprio le persone adatte, perché devi sapere che i podisti dopo aver gareggiato sono affamati, quindi non potevate fare, avete fatto benissimo. Comunque a parte gli scherzi, dopo rifacciamo altre riprese con le pizze che mettere esposto dopo che abbiamo fatto partire i ragazzi. Io ti auguro un in bocca al lupo a te qui a Marcianise, che decolli sempre di più. Speriamo, e che hai tra i, certo, che tra i numerosi appunto clienti sicuramente avrai tanti tanti podisti, perché la pizza e la birra fa parte della dieta di ogni podista, è proprio alla base. Un ringraziamento per questa manifestazione sportiva ormai arrivata alla quinta edizione, lo dobbiamo dare sicuramente alla Proloco, no? La Proloco Martianisi di Marcianise appunto, e qui con me ho il presidente Michele Colella. Allora, so che prima parlavo con il segretario, il signor Valetto, che ci sono molte cose che avete fatto per la cultura soprattutto di Marcianise, mi spiegava di una restaurazione di un quadro, mi può dire lei qualcosa in più? Sì, intanto voglio salutare a tutti quanti per la massiccia presenza e per l'immane collaborazione che ci vuole per questa grande manifestazione, ormai è arrivata alla quinta edizione. Sì, noi con la Proloco di Marcianise, appunto la Proloco Marcianisi, abbiamo affrontato quest'anno un grosso progetto, culturalmente parlando e artisticamente parlando. Stiamo restaurando nella chiesa dell'Annunziata un quadro del 1500, di un Teodoro del Rico che raffigura la decollazione del Battista. Era un quadro che sono circa 40 anni che era già andato in malora. Tanti tentativi di restaurarlo, ma finalmente è un anno a questa parte, quasi un anno di burocrazia, poi ce l'abbiamo fatta e a settembre c'è la rappresentazione del restauro compiuto. È una cosa veramente bella questo, si parla sempre sempre quando si parla del Casertano, voglio coinvolgere anche il dottore della manifestazione, il dottore ufficiale, come si dice, il dottor Casella, che ha l'unica pecca, che tifoso juventino. Diciamo una pecca, la pecca sarebbe gli altri, non esserlo forse. No, però è un forte tifoso della Casertana, io che sono casertana, perché è un medico della Casertana, quindi è veramente un onore. Tutti gli atleti vanno dal dottor Casella, soprattutto per la simpatia, a parte la bravura, altrimenti nessuno ci andrebbe. No? Vi ringrazio, ringrazio per la simpatia e anche per la bravura. Sicuramente è un onore e un piacere partecipare come medico a questa manifestazione, anche se sono podista, però non partecipo come podista, che sarebbe un'ora un poco scomoda alle 6 di pomeriggio, insomma, con questo caldo che fa è un poco abbastanza stressante. Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato e sarò a disposizione per tutto il periodo della manifestazione e speriamo non occorra niente di grave. Vogliamo fare un appello a tutti quelli che iniziano a correre per la prima volta dell'importanza di una visita medica, che podisti non ci si improvvisa? Ma questa non è una raccomandazione, diciamo che dal punto di vista legale è ufficiale e dal punto di vista medico-legale è obbligatorio sottoporsi a visita medica, perché voi sapete benissimo non si può, partecipare a nessun tipo di manifestazione sportiva, anche questa qua, se non si è forniti un certificato che attesti l'idoneità all'attività sportiva agonistica. Quindi non è una raccomandazione, è un obbligo oltre che morale anche dal punto di vista legale. E dopo tanti uomini, tanti podisti e tanti maschi che abbiamo, finalmente delle belle ragazze. La titolare del Joseph Caffè, no? Che si tratta in effetti, che poi è uno degli sponsor importanti della manifestazione, ricordiamo. Sì, noi vendiamo e facciamo gestione di macchine da caffè sia in cialde che in grani, infatti distribuiamo caffè per i bar, sia per i privati che per i luoghi pubblici, e trattiamo Joseph Caffè, vendiamo caffè Borbone e altri marchi.
Che caffè che ci farete assaggiare a noi mentre loro sono partiti fra poco, e gli atleti praticamente che arriveranno. Che cosa pensi? Cioè del, pensi che stai nell'ambito del caffè, quindi nell'ambito comunque è un alimento fondamentale, no? il caffè. L'importanza del caffè nel mondo sportivo? Oddio, come tutto è importante, il caffè, le bevande, il caffè diciamo che è energizzante, quindi dà una carica in più, come si suol dire, e poi penso che ogni momento che una persona riesce a rintagliarsi, in ogni momento c'è il caffè. La famosa tazzolella di caffè. E allora io lascio queste belle ragazze che continuano a organizzare il tutto. Thank you.
spettacolo. Vi voglio mangiare di questa pizza, non la facciamo cadere a terra, che è un peccato. Signori, le sorprese continuano. Offerta dalla pizzeria da Carlo. Allora sindaco, quanto entusiasmo, eh? Sì, allora intanto grazie, scusatemi se arrivo soltanto adesso, ma ce l'ho fatta al volo, sono arrivato al momento giusto e vi ringrazio molto. Ero con il ministro Elena Boschi a Caserta, era prima a Napoli e poi a Caserta, manda i saluti a Marcise, mi ha chiesto espressamente di mandare i saluti e tornerà e verrà a Marcianise. Questa è un'altra operazione che stiamo facendo, di avere quanto più interesse istituzionale sulla città. Dopodiché vi devo fare i complimenti, devo fare i complimenti e devo stare attento a fare i complimenti e a citare le persone, perché poi dimentico le persone. Però voi mi dovete consentire, io ringrazio una persona sola, ringraziando lui ringrazio tutti quanti voi, ringrazio coloro i quali hanno organizzato, coloro i quali hanno partecipato, coloro i quali hanno dato una mano, coloro i quali hanno dato una mano importante oppure una mano meno importante. Io saluto questo signore, questo è un pazzo totale, io dico che è pazzo perché mi sono anche iscritto alla categoria dei pazzi, che è Angelo Garofalo. Che è Angelo Garofalo, lo ringrazio molto, gli faccio i complimenti con Angelo. Saluto tutti quanti voi. Sì, no, sì, no, no, ma io dico saluto tutti, poi ne dimentico qualcuno, perché poi dovremmo ringraziare gli sponsor, dovremmo ringraziare ognuno di coloro i quali ha dato una mano. Questa manifestazione è una manifestazione importante, intanto perché richiama qui a Marcianise persone, ospiti che vengono da fuori. Noi siamo molto orgogliosi e vogliamo far vedere a chi viene da fuori, a chi non è di Marcianise, che siamo capaci di organizzare le cose, che siamo capaci anche di organizzarle bene e che siamo molto ospitali. Per cui vi ringraziamo molto per la vostra presenza, per essere stati qui a Marcianise. Poi questa è una manifestazione che è il simbolo della capacità di organizzare. Noi siamo capaci di organizzare a Marcianise e quando organizziamo qualcosa riusciamo anche a creare degli scenari particolari. Siamo qua vicino al velodromo, il velodromo siamo riusciti a tenerlo aperto e a fare l'ultimo giro in questa cornice che comunque era suggestiva, comunque una cornice particolare, fuori come dire, non comune, e tutto questo ci ha aiutato ancora, come dire, a porci in modo diverso rispetto a voi. Se noi riuscissimo a organizzare una corsa di questo tipo ogni giorno a Marcianise, io sarei felicissimo, significa che noi riusciremmo a portare qui in città il sorriso, la voglia di stare insieme, la voglia di divertirsi, la voglia di mettersi in competizione, la voglia di avere un rapporto giusto con se stessi, con il proprio corpo e con la realtà circostante. Non siamo ancora in grado di organizzarne uno ogni giorno, però il fatto che la organizziamo ogni anno, poi proveremo a organizzarne anche qualcuno in più nel corso dell'anno, ci consente appunto di tenere viva qui in città la tradizione podistica, la tradizione del podismo, dell'atletica e della corsa, che dell'atletica rappresenta praticamente la parte principale. Sono molto contento, sono felice, ringrazio tutti quanti voi e spero che avete avuto la possibilità di apprezzare, di ammirare la realtà della nostra città, di apprezzare e ammirare Marcianise. È vero ciò che diceva lei, la signora, e cioè questa nostra decisione di organizzare questi eventi per l'estate, estate a Marcianise, abbiamo fatto un gioco con le parole, con le iperboli, abbiamo detto restate a Marcianise, abbiamo un certo numero di eventi, io vado via da qua e vado in piazza perché c'è un'altra iniziativa nel frattempo, un concerto organizzato da una scuola di musica locale di Marcianise, abbiamo la possibilità di organizzare tutti questi eventi, li stiamo organizzando, questo è il segno della vita, è il segno della capacità di riuscire ad aggregarci e di riuscire a fare le cose. Più cose facciamo così, noi più abbiamo una visione positiva, che è la visione di quelli che vogliono andare avanti, che vogliono fare sempre cose nuove e vogliono fare sempre belle. Un applauso! Vi ringrazio.